la leadership di Di Maio, qual è lo stato i dissidenti riuniti da Morra, qual è lo stato di salute del Movimento 5 Stelle? Ma il Movimento 5 Stelle è sempre al centro del dibattito, e anche adesso lo è. Potrei risponderle anche in fondo ai risultati elettorali in Umbria. Ma se questo quello a cui guarda, beh, va bene. Le regionali sono ovviamente un esperimento che non è andato bene. Quindi anche per lei la responsabilità è nell'alleanza col Partito Democratico, più che nella posizione politica del Movimento 5 Stelle? Io, come sa bene, non entro nella questione, nelle questioni politiche. In Emilia-Romagna si rischia che vinca però Matteo Salvini e che questo possa avere anche ripercussioni sul governo di Giuseppe Conte. Come sa e come le ho appena detto, non parlo di temi politici, lo lascio ad altri. Giuseppe Conte è il premier giusto comunque. Adesso è il premier giusto sicuramente. Nel Movimento 5 Stelle in molti chiedono che si faccia presto un congresso. Abbiamo appena fatto un momento di incontro nazionale a Italia 5 Stelle. Di Maio è capo politico e ministro. Questi per alcuni degli eletti del Movimento 5 Stelle è un problema che rende il movimento politico meno forte. Questo tema che solleva è già risolto dalla questione del team del futuro. Per cui non capisco dove sarà. Luigi Di Maio non sarà più capo politico e ministro? Luigi Di Maio è capo politico ed è ministro.